Sesta giornata di World Judo Championships a Baku. Nella categoria sotto i 100 kg, il coreano Koo Hem-cho, due volte campione del Grand Slam, ha vinto la sua prima medaglia d'oro, portando la Corea del Sud al secondo posto nel medagliere. Aveva iniziato a qualificarsi battendo avversari forti, il francese Marais e l'olandese Correll. Anche il russo Nayas Liazov ha ceduto in semifinale ai colpi rapidi di Sho. Per la stessa categoria, la medaglia d'argento della finale mondiale va alla Georgia, al judoka Varlam Lipartelyani. A premiarlo il tesoriere della Federazione Internazionale Judo, Nasser Al-Tamimi. Lipartelyani è un atleta preparatissimo. Avevo a lungo sentito parlare di lui. È stato un avversario difficile, un grande professionista. Credo che dovrò comunque sempre impegnarmi in futuro per vincere dei combattimenti contro di lui. La Mongolia batte il Giappone sotto gli occhi di Batulga, presidente della Mongolia. Aaron Wolf è detronizzato dal Kangan Vasure, incoraggiato dal forte entusiasmo dei fan e dalle bandiere della Mongolia in tribuna. La vincitrice del Grand Slam di Tokyo, Shori Yamada, segna ancora una vittoria per il Giappone a Baku per la categoria sotto i 78 kg. Una giornata segnata dalle sue grandi abilità atletiche, da tecnica e forte resistenza che le sono valse la medaglia d'oro. Alla semifinale del 2009 la campionessa mondiale Marhinda Verkerk perdeva contro l'Amada, mettendo a segno un Uchiwari che le regalava l'Ippon. Per la categoria sotto i 78 kg l'Amada conquista l'oro e sconfigge un'altra judoka olandese, la numero 1 Gusi Steenhuis. Grande la soddisfazione dei giapponesi. La Steenhuis ha preso il suo terzo Shido quando è uscita dall'area di combattimento, e cedendo il meritato titolo alla giapponese. A incoronare la campionessa è il presidente fondatore del Taishan Group, Bian Ziliang. È sempre stato il mio sogno vincere in uno di questi grandi eventi, come i campionati del mondo o le Olimpiadi. Quindi questo è un momento molto felice per me. Questa partita è il più lungo periodo di Golden Score che io abbia mai vissuto. Quando ho incontri come questi, così ravvicinati in corsa per l'oro, finisco spesso per perdere. Quindi convincevo la mia mente di puntare fortemente alla vittoria.